Bello 105, sono le 23, 5 minuti, 13 secondi, sta partendo, sta decollando. Una grande puntata di Totem, cari amici, questa sera. Sapete perché è una grande puntata di Totem? Dopo vi dico subito, tra poco, l'argomento. Perché qui con noi in studio c'è Giorgio Cerquetti. Ci sei, Giorgio? Ci sono al 100%. Molto bene, allora questa sera con te, caro Giorgio, parleremo di tutto. Cioè, parleremo di tutti quei fenomeni che vengono definiti paranormali. Visioni, premonizioni, apparizioni, veggenza, sogni, telepatia, sincronia, alieni. E chi più ne ha più di ne metta. Insomma, cari amici, voi raccontateci dal punto di vista della vostra vita, della vostra esperienza, quando vi è capitato di vivere esperienze cosiddette paranormali, che noi come sempre ripetiamo sono, per noi sono normalissime. Giorgio. Guarda, mentre venivamo qui in macchina io e te, perché siamo tutte e due in studio, ti ricordi, parlavamo che io 13 anni fa ero in una piazza, mi ricordo benissimo, stavo andando in un posto a Siena, così ricevetti una telefonata tua che diceva: sto andando a intervistare Giorgio Bongiovanni, poi volevo parlarti di un progetto, voglio iniziare una trasmissione radio, questa, e voglio che tu partecipi. Allora, partiamo da Bongiovanni. Io l'ho conosciuto, aveva le stimmate, lui lavorava a Porto Sant'Elpidio, un giorno va sulla spiaggia, vede una sfera di luce, un essere di luce che poi ha identificato lui con la Madonna, e gli sono venute delle stimmate studiate in tutto il mondo. Adesso lui non vive più in Italia, vive in Sud America. E questo è un fenomeno che lui spiega in modo molto normale. Gli è apparsa questa apparizione. Esatto. È andato anche a Fatima, ha preferito lasciare l'Italia perché lui non è affiliato al Vaticano, però diceva che è un essere di luce che viene da altri pianeti. E questo è un evento straordinario che gli ha cambiato ovviamente la vita. Però ci sono eventi piccoli, grandi, di tutti ognuno i generi, ce ne ha, ognuno che poi ne ha. Avvengono in continuazione, a ripetizione nella vita di tutti noi, e che ci mettono a contatto con quella realtà che noi chiamiamo. Stasera se ne può parlare. Parlatene telefonandolo 02 25 15 15, per gli sms invece 349 349 1025. RTL 102 5, sono le 23, 11 minuti, 8 secondi, cari amici, qui a Totem. Questa sera c'è il grande Giorgio Cerquetti, con lui stiamo parlando di tutti quei fenomeni che definiscono paranormali, ma che sono poi normalissimi contatti con le dimensioni. Avvengono, quindi ci sono, fanno parte della nostra vita, della vita di tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti i luoghi. E allora abbiamo, prima di andare avanti, ti leggo questo messaggino, dice questo ascoltatore: mi sveglio, accendo la TV, tac, è cominciata da 3 minuti la guerra in Iraq, mi sveglio, vado in bagno, torno a letto e boom, cade il quadro sopra il WC, mi sveglio e succede un incidente davanti a casa. Qui quando si sveglia lui succede sempre qualcosa, eh? Ci sono tantissimi altri esempi, ci dice. Sai che tante persone immaginano una cosa, guardano il giornale, accendono la televisione, telefonano a qualcuno e l'avevano previsto, cioè visto prima. Noi adesso siamo abituati alle previsioni del tempo, ma ci sono anche le previsioni di quello che accadrà, solo che non c'è un ufficio che le registra. Noi qui a Totem diamo spazio, quindi affina la tua sensibilità, caro amico. Sentiamo la voce di Pervinca adesso. Ciao Pervinca, ci sei? Ciao. Sì. Eccoci qua. Grazie per avermi chiamata. Io saluto il tuo ospite. Sì. Ciao. E allora, io brevemente cerco di raccontare 3 cose successe a me. Tanto raccontane una. Ma sono tutte e 3 uguali. Vai. Allora, la prima è che io ho visto una persona, naturalmente da mia amica, ho visto una persona di spalle, e quindi non l'ho vista in faccia, però aveva tutti i boccoli, e entrava in una camera. Boh, vado a casa, telefono la mia amica, dico: senti, ma c'era un signore così, cosa? Dice: no, non c'era nessuno, c'era solo mio figlio dentro nello studio che studiava. La seconda volta l'ho vista dietro le spalle di un giudice a Forum, mm-hmm. una ragazza bruna, che non la sto a descrivere, ma l'ho vista bene. Dopodiché dico: che ci fa sta ragazza dietro le spalle di questo giudice? Non deve esserci nessuno. Boh, la terza volta in chiesa, durante la messa, anche c'erano, stavano facendo messa, e c'era un gruppo di preti tutti vestiti con loro talare, e uno in mezzo che era vestito normalmente, però assomigliava moltissimo a quello accanto a lui. Mm. Io dico alla mia amica: hai visto? Come dico, hai visto? Non lo vedo più. Boh, tutto lì. Ho capito. Giorgio, guarda, è in un certo senso semplice. Allora, noi per secoli, noi intendo la cultura occidentale, per secoli abbiamo detto la luce visibile, noi crediamo in quello che vediamo.
Per cui se tu guardi il cielo di notte vedi solo le stelle. Poi 100 anni fa hanno scoperto, e adesso riescono a registrarli, se uno avesse una visione che va sopra il violetto o sotto il rosso vedrebbe miliardi di raggi cosmici, miliardi, che in ogni istante arrivano sulla Terra. Però non li vedi, però esistono. Così noi, vedendo solo tra il rosso e il violetto, ne parlavo con degli amici scienziati, perché oramai dopo tanti anni quando incontro qualcuno sa già di cosa parlo, ma ha detto è possibile vedere cose che uno non vede di solito, possibilissimo. Possibilissimo, l'invisibile, cari amici, è perché non lo vediamo con gli occhi, ma c'è una realtà del 96%. Che può oscillare tra visibile e invisibile. Certamente. Sì. 02 25 15 15 per le telefonate, per le vostre storie, sms 349 349 125. RTL 125 23 17 47 minuti, totem questa sera, Giorgio Cerqueti e tutti i fenomeni paranormali, alieni, sincronia, telepatia, sogni. Tu volevi dire qualcosa? No, volevo dire, caro Giorgio, poi lo ricordo anche a chi ci sta ascoltando, in edicola c'è la rivista Totem, che si chiama come la radio per chi non lo sapesse, e chi abbiamo in copertina questo mese? Padre Pio, che oggettivamente è stato visto contemporaneamente in più parti, più volte. Si chiama ubiquità e la Chiesa lo ha accettato. Bilocazione anche, cioè. Ci sono 1 miliardo di persone al mondo che accettano che un essere vivente sia stato visto in più parti contemporaneamente. Tutto questo. E questo, anche questo è un fenomeno che deve farci assolutamente riflettere. Adesso sentiamo la voce di Paola. Ci sei, Paola? Sì, ciao, ciao. Eccoci, cara Paola. Dici tutto, racconta. Niente, volevo raccontarvi un episodio che mi è successo circa 7 anni fa. Sì. Io faccio la cuoca, lavoro in un locale, quindi finisco di lavorare verso le 2-3 di notte. Sì. E stavo andando a casa, proprio nella via vicino a casa mia, ho visto il padre di una mia conoscente, una ragazza che conosco, che comunque nel paese ci conosciamo tutti, che andava a portare via la spazzatura. Sì. E poi alla mattina ho visto che era morto, insomma, lui è morto a mezzanotte, l'ho visto verso le 2 di notte. Quindi ma io tu... l'ho visto davvero, io l'ho proprio visto, infatti tutti mi hanno detto che sono una pazza, ma io ho anche rallentato per farlo passare, era lui, sono sicurissimissima. Tu non sei una pazza, cara Paola, perché queste cose succedono. Giorgio Cerqueti. Allora, è successo anche a me con mia madre, quando mia madre è morta, quindi io posso dire che l'ho vista, anzi mi ha detto delle cose, ma era già sepolta, quindi siamo addirittura molte ore più in là. Ho incontrato tanta gente che ha avuto questo fenomeno, e per esempio Yogananda, perché io vado spesso in India, dice che il suo maestro spirituale, dopo che ha lasciato il corpo, fisicamente è apparso in varie parti dell'India andando a salutare delle persone che lo conoscevano, e che quindi quando incontrano Yogananda dicono: sai che il tuo maestro è venuto a salutarmi, e le date erano 1 mese, 2 mesi dopo che lui era morto. Quindi non sei pazza, hai la visione, hai la percezione che va al di là della visione fisica, quello che dicevamo prima, cioè il visibile è visibile, ogni tanto diventa visibile anche quello che noi chiamiamo invisibile, quindi cessa momentaneamente di essere invisibile. Bene, raccontateci le vostre esperienze, cari amici, telefonando allo 02 25 15 15 oppure gli sms 349 349 1025. RTL 1025, 23, 30 minuti, 54 secondi, totem questa sera con Giorgio Cerqueti. Qui stiamo parlando di fenomeni paranormali, visioni, premonizioni, apparizioni, alieni, veggenza, sogni, telepatia, sincronia, alea, alla grande, chi più ne ha più ne metta, ma tutte cose che normalmente accadono nella vita di tutti noi, non c'è nulla di paranormale, ma è tutto normalissimo. Sentiamo adesso la voce di Cinzia, ci sei Cinzia? Sì, ci sono. Eccoci, cara Cinzia, che ci racconti? Allora, io sto parlando di più di 20 anni fa. Sì. Ero letto a dormire. Sì. Mi sono vista una donna sul letto che non, al momento non l'ho riconosciuta. Sì. Però mi è rimasta talmente impressa che poi ho acceso la luce e questa è sparita. Il che poi mia nonna era di Voghera, dove sto abitando adesso io. E venivamo qui al cimitero a Voghera a trovarla. Sì. E quando ho visto la foto l'ho riconosciuta. Ho detto a mio papà: papà, ma questa qui è la nonna? E fa: eh sì, è tua nonna. Oltretutto io mi chiamo come lei, perché oltre Cinzia mi chiamo anche Carolina. E mi fa: perché? E gli ho spiegato la motivazione.
Che l'hai spiegato che l'avevi vista, che era venuta a trovarti una notte accanto al tuo letto, che tu, ed era una figura che tu non avevi mai visto. Questo è lo straordinario, cara Cinzia, del tuo racconto, lo straordinario ordinario, il paranormale normale che avviene nella tua vita. Ti aggiungo anche questo messaggio di Luisa, che è simile, dice: una notte sentii una presenza seduta sul mio letto, non mi mostri per paura, che se ne andasse, era una figura luminosissima, una luce dorata, una donna che con grande tenerezza mi diede una carezza sulla testa, poi la vidi allontanarsi e mi lasciò. Consolazione e dolcezza mai provata, ma anche nostalgia, e io avevo ancora tante prove da affrontare. Ecco, Giorgio, è bellissimo questi incontri, sì, nel sogno, delle apparizioni anche vere, perché poi Cinzia l'ha vista. L'errore più grande è cercare la spiegazione, perché la scienza ci insegna che quello che è inspiegabile un giorno diventa spiegabile. Andiamo da solito Galileo, che diceva cose inspiegabili, e poi arriviamo che oggi, insomma, fa parte della storia che Galileo ha detto qualcosa di reale. C'è chi se l'è cavata nella scienza dicendo che la fantascienza di ieri è la scienza di oggi, per cui che cosa sarà la scienza di domani? Oramai la scienza non crede più nel visibile, questo che bisogna spiegare alle persone. Cioè, lo scienziato vero scopre che ci sono energie che creano effetti reali, e queste energie non sono visibili. Solo che quando andiamo sugli affetti, che fare? Invece di arrivare alle conclusioni, telefonate qui, parlate con le persone giuste, ma soprattutto il messaggio della nonna era per te, per Luisa. Luisa, quella donna dorata, ti voleva dire qualcosa. Io consiglio a tutti di ringraziare. E noi ringraziamo anche i nostri ascoltatori, perché ci vogliono raccontare dei pezzi della loro vita, del loro vissuto, veramente bellissimi, straordinari, esperienze meravigliose, reali. 02 25 15 15 per le telefonate, sms 349 349 1025. RTL 1025, 23, 37 minuti e un secondo, cari amici qui a Totem. Stiamo ricevendo veramente valanghe di telefonate anche su... Cioè, inneschiamo un argomento e subito dopo ripetizione arrivano tantissime testimonianze. Ad esempio, Carmine dice che ha 16 anni, e anche a me dice è successo, mi ritiravo una sera verso casa, era la luna di notte, e il mio vicino mi ha salutato e mi ha dato una busta di arance, però era morto alle 10, cioè 3 ore prima. E guarda che straordinario, chissà in quante vite di quante persone che ci stanno ascoltando in questo momento esistono fenomeni di questo tipo, è veramente straordinario. Allora, nella casistica degli studi di parapsicologia si chiamano apporti materiali, cioè persone che figurano anagraficamente defunte, appaiono e lasciano anelli, oggetti, qui addirittura le arance. Sì. E lui 16 anni, quindi è una persona così insospettabile. Assolutamente. Perché, vedi, quello di prima dice sopra, messaggino, il paranormale non esiste, è un'invenzione di alcune persone per attirare l'attenzione. Ma sto Carmine chi è? Perché ha bisogno di attirare l'attenzione? Poi io dico, scusa, non vorrei insistere, ma sono successe anche a me. Non voglio raccontare le mie, però... quando incontro un Carmine dico che è possibilissimo. È possibilissimo, perché è normalissimo, succede a tutti. Allora Ciro, ci sei Ciro? No. Sì, ci sono. Eccoci Ciro, devi chiudere la radio e raccontarci velocemente la tua esperienza. Allora, io praticamente nell'84 ho avuto un incidente automobilistico, una macchina mi buttò per aria. E sull'altro lato della strada ci stavano due ragazze, e di queste due ragazze ho sentito solo l'urlo mentre facevo il volo. In effetti un anno prima avevo sognato questa scena all'incontrare, cioè io stavo dall'altra parte e le ragazze venivano investite. Poi durante, vabbè, dopo l'incidente io comunque non mi sono fatto niente, sarebbe stato un miracolo. Allora, caro Ciro, anche la tua è una storia davvero straordinaria, perché lui praticamente ha sognato un anno prima l'incidente, però dall'altra parte, eh? Sì, perché quello che oramai una certa fisica di frontiera sta accettando è che noi abbiamo tanti futuri possibili che nella mente diventano reali come sogni, come immaginazioni così. Poi quello che riceve di più energia, diciamo di più carica energia, diventa quello che noi chiamiamo poi reale. Il tuo si è spostato, cioè ci sono gli stessi attori, se vogliamo usare questo linguaggio, stessa scena, è cambiata la cosa. Però mentre io ascolto te, Ciro, qua ci arriva un messaggino che è veramente eccezionale. Quello di 6 anni? Sì.
Allora, ve lo leggo, dice, dopo lo commentiamo. Dice: a me è successa una cosa stranissima all'età di 6 anni, stavo cadendo da un punto alto della cucina dove mi ero arrampicata per prendere i biscotti, sono caduta al rallentatore davanti agli occhi di mia madre e mi sono letteralmente sentita accompagnare, prendere e portare a terra. Mia madre ancora oggi si ricorda questo episodio, io pure. È stata una sensazione bellissima, qualcosa attorno a noi c'è. Un bacio da Roberta da Ferrara. Che bella storia anche questa, eh? Tantissime storie, raccontatecele, cari amici, qui a Totem allo 02 25 15 15, sms 349 349 1025. RTL 125, 23 45 minuti 6 secondi a Totem, Giorgio Cerqueti. Tutte le vostre telefonate, i vostri messaggi straordinari. Leggo questo di Antonio, dice: io, avendo fatto un incidente, sono andato in chiesa dalla Madonna a pregare, avevo il gesso alla gamba. La Madonna ha lagrimato e quell'unica lacrima è caduta sul gesso e di colpo la gamba non mi faceva più male. Mi raccomando, credeteci a questi avvenimenti, leggetelo per favore. Letto. E poi abbiamo anche quest'altro che dice: Matteo da Lugano dice: nel ritorno dal lavoro guidando mi addormentai, sentii qualcuno che mi scrollò la spalla, stavo sulla corsia opposta, il bus di fronte con il clacson spianato stava venendomi contro e ringrazio ancora Dio che mi ha salvato. Vedi, sono storie queste di testimonianze breve ma intensissime di qualcosa che fa irruzione nella tua vita e ti salva. Sentiamo Massimo, ci sei Massimo? Salve. Eccoci, raccontaci tutto, caro Massimo. Niente, io da piccolo praticamente dormivo da mia nonna per esigenze familiari. Sì. E allora un paio di sere di seguito suonava alla porta questa ragazza e mia nonna ogni volta che andava con un pretesto chiedeva un bicchiere d'acqua o altre cose che insomma sì, non mi ricordo adesso, e niente, questa mia nonna sosteneva che questa ragazza l'aveva già vista e dopo un po' di tempo una domenica siamo andati in cimitero e vedendo questa fotografia in questa tomba ha detto che era questa ragazza e quindi questa... dopo un po' di tempo questo mio zio, che sarebbe un fratello di mia nonna, ha detto che questa era una ragazza che era deceduta. E voi la vedevate arrivare alla sera in casa a chiedere un bicchiere d'acqua e tua nonna la accoglieva gentilmente, le dava quello che lei chiedeva? Sì, e a distanza di anni si è scoperto che questa ragazza era una sorella gemella, quindi... Ho capito. E poteva essere la sorella gemella, ma invece era davvero la ragazza che era defunta? Questo è il dubbio. Allora, Giorgio, come sciogliamo questo dubbio? Ma secondo me non ci sono dubbi, ci sono testimonianze. Cioè, io tra l'altro approfitto dell'occasione per ringraziare te, Giorgio Medail, proprio perché ha creato la trasmissione perfetta, in cui non ci sono conclusioni, ma spiegazioni o testimonianze. Quindi... stanno arrivando, lo vedi, un sacco di messaggini sms di gente che vede delle persone defunte, le vede, le sente, le tocca, addirittura ricevono degli oggetti. In tutte le culture è accettato questo, perché questo non ci sono solo gli angeli che appaiono, ci sono anche i santi protettori che appaiono, no? Proprio se tu studi la storia di Padre Pio, è apparso a gente che voleva fucilare qualcuno e quel generale che non credeva, quella storia famosa, poi scoprì che quello, il frate, era arrivato lì e gli ha salvato la vita e lui non era un credente e lui ha detto, e Padre Pio disse: ti ricordi di me? E quello sì. Quindi la presenza non è solo sensoriale, non è solo materiale, siamo circondati da altre dimensioni. E guardate, a quelli che dubitano, gli scettici, dicono: ma sarebbe tristissimo pensare che tutto l'universo sia concentrato in quel 4% che vediamo con gli occhi. In quel 96% c'è tutto il resto, cari amici. 02 25 15 15 per le telefonate, sms 349 349 1025. A RTL 1025, 23 52 minuti, 23 secondi, qui a Totten in questa sera, cari amici, stanno arrivando valanghe di telefonate, messaggini bellissimi, di tutti i tipi, veramente esperienze straordinarie. E vediamo quanto sia ordinario, non straordinario, normale, non paranormale. E leggo questo qui, dice: mio fratello è morto nel 94, dopo la sua morte mi ha salvato la vita due volte, evitandomi incidenti stradali, poi ha predetto il giorno di nascita delle mie nipoti, lo stesso della sua morte, e mi ha detto che sarebbero state due femmine, invece noi aspettavamo due maschi, e le mie nipoti sono nate di 7 mesi. Ecco, anche poi ne stanno arrivando tantissimi e straordinari. Sentiamo subito adesso, caro Giorgio, la voce di Matteo. Matteo, ci sei? Sì, ciao, buona serata. Vai, Matteo.
Ascolta, io la cosa strana è che sono molte cose legate tra di loro. Sì. Circa nel 94 appunto è morta mia madre e da allora ho avuto delle premonizioni sempre più evidenti. Cioè, dopo qualche mese, una mattina svegliandomi, mi è come apparso mio zio, allora vivo. E la cosa è continuata durante la mattinata, e a metà mattina ricevo una telefonata da mio cugino, il quale mi avvisava che mio zio era morto. Incredibile, certo. E queste cose, a volte molto più banali, cioè del tipo durante la giornata magari mi vengono in mente delle persone e dopo poche ore queste persone o le incontro o mi chiamano. Ma la cosa più strana di qualche mese fa, che un mio amico è venuto in casa mia, lui non ha mai conosciuto mia madre, e mi continuava a dire che lui sentiva un profumo di fiori, ma che non riusciva a capire quale. E dopo qualche ora che lui continuava a insistere su questa cosa, a me è venuta in mente che in bagno io avevo una boccetta di profumo di mia madre sigillata, che mio padre le aveva regalato anni prima. Io l'ho aperta, ancora sigillata, gliel'ho fatta annusare e lui si è spaventato dicendo sì, è questa, era della violetta di Parma. Allora diciamo, sentiamo il commento di Giorgio Cerqueti. Anche il profumo, cioè certe spiritualità eterne che escono da questa dimensione comunicano con noi anche con gli odori. Uno di quelli proprio che faceva questo era proprio Padre Pio, pare che avesse un mio amico che io insomma lo reputo una persona non credente, è andato là dopo che era morto da anni e ha sentito quel profumo intorno alla zona dove lui viveva e non riusciva a capire. Poi ha chiesto alle persone, ha detto che tipo di profumo, ha detto ma quello è quel profumo di Padre Pio, mi pare sia il gelsomino. Che dire, i legami tra parenti, tra fratelli, tra amanti, tra marito e moglie sono fortissimi, certe volte addirittura di più quelli tra madre e figli e tra fratelli che non tra partners, proprio perché forse l'amore è ancora più disinteressato e meno coinvolto da aspetti emozionali di attrazione e repulsione, cioè come una specie di amore incondizionato che va oltre la morte. Infatti sono le nonne, zie, mamme, quelle che, o zii, nonni, che appaiono. Grazie a tutti i nostri amici che ci stanno scrivendo, stanno telefonando, stanno facendoci partecipare a tutti dei pezzi, dei lati della loro vita che forse non avevano avuto mai la possibilità di raccontare, ma sono le cose più straordinarie che vi potevano accadere. Adesso avanti con la musica di RTL, tra pochissimo torniamo a Totem. RTL 102.5, 23.59 minuti, 40 secondi, cari amici, volata via questa prima ora che abbiamo passato in compagnia del nostro grande amico Giorgio Cerqueti, parlando degli eventi, dei fenomeni paranormali e così via. Adesso abbiamo le notizie del giornale radio, caro Giorgio, subito dopo torniamo, poi diremo anche come si fa a contattarti, perché molti ce l'hanno chiesto, daremo i numeri di telefoni, gli indirizzi mail e così via. Adesso allora, cari amici, sentiamo le notizie del giornale radio, poi subito dopo torniamo tutti qui a Totem. RTL 102.5, mezzanotte, 6 minuti, 26 secondi, qui a Totem, cari amici, questa sera grande puntata con Giorgio Cerqueti, stiamo parlando di tutti quei fenomeni normalissimi che alcuni ancora si attardano a chiamare paranormali, cioè visioni, premonizioni, apparizioni, veggenze, sogni, telepatie, sincronie, alieni, tutto quello che sta intorno a noi che non vediamo con gli occhi ma che esiste e che percepiamo nel corso della nostra vita. Ovviamente abbiamo tantissime telefonate, io vi ringrazio, e abbiamo adesso anche una telefonata di una nostra amica di Totem, si chiama Manuela Pompa. Ci sei, Manuela? Ehi, ciao. Ciao, sì, carissima. Ciao a tutti gli ascoltatori. Che piacere sentirti. Dimmi. Smettiamo di chiamarli paranormali. Infatti, io li chiamo normali. Sì, transpersonali, una dimensione dell'interiore. A me suona come una parolaccia paranormale, esatto. Perché sembrano strani, invece sono una dimensione dell'anima. Già che ci sei, secondo te sta cambiando, cioè la percezione, l'intuizione? Guarda, c'è una cosa interessantissima che io noto facendo le conferenze, i corsi. Ci sono tantissime persone normali, tra virgolette, che stanno risvegliando queste doti. Tu sai, avrei parlato tante volte dei poli magnetici che si stanno spostando. Sì. Mi hai parlato tante volte perché ti ho sentito del salto quantico della coscienza. Certo. Moltissime persone si stanno aprendo in modo anche molto positivo, proprio di crescita. Molti giovani non vivono questa dimensione come paranormale,
ma proprio con una sensibilità normale uguale a quella che ci porta a capire gli altri, a essere sensibili, a essere aperti. E ci sono tantissimi giovani che hanno proprio queste doti. Non più tardi di ieri parlavo mica di mio figlio, che proprio ha queste percezioni, che vive senza una grande cultura, perché purtroppo nelle scuole non se ne parla, le vecchie generazioni hanno ancora paura di queste tematiche. Sì. Ero a tavola con una docente universitaria, quando le ho detto che mi occupavo di reincarnazione, mi ha voltato le spalle. Ha preso paura. Manuela, ma il mondo sta cambiando, lo stiamo avvertendo che sta cambiando. Volevi parlarci di un evento che no, ci sarà domenica prossima? Sì. È proprio a Verona, che è una città che tu conosci molto bene. Certo, che amo molto. Ci sarà un convegno il 10 e l'11 ottobre al Centro Carraro, che credo che abbia preso il titolo Da Totem, l'invisibile come scoperta dell'invisibile. Fantastico. Io lo conduco, ci sarà Nader Buco, che è un medico israeliano che parla di medicina psicosomatica, che proprio usa le sue facoltà per aiutare i pazienti. C'è Vittorio Marchi, che tu conosci certo, bene, che parla del 2012. Tra l'altro vengo da un convegno a Padova sul 2012 e c'è una grande apertura, c'erano 1000 persone in sala a Padova, si è parlato di extraterrestri, di fratelli dello spazio, da parte di scienziati, certo. Il pubblico era molto attento. Sta cambiando, cara Manuela, il mondo sta cambiando anche da questo punto di vista. Vuoi ripetere giorno e ora e luogo? Certo, è a Verona, al Centro Carraro, il visibile come scoperta dell'invisibile, e sul mio sito c'è tutto il programma e a chi bisogna rivolgersi, www.karma.it. Grazie Emanuela Pompas per questa testimonianza, grazie per questo annuncio e anche per le cose meravigliose che ci ha detto. Spero che tu venga presto a Totem. 02 25 15 15 per le telefonate, 349 349 1025, sms. RTL 125, mezzanotte 13 minuti 52 secondi, cari amici qui a Totem. Tantissimi messaggi, stiamo parlando con Giorgio Cerquetti dei fenomeni, come diceva giustamente, normali, che qualcuno si attarda ancora a chiamare paranormali. Abbiamo Jimmy che dice, sono Jimmy, volevo dire a tutti quelli che vengono presi per pazzi che noi viviamo in un mondo parallelo. Io ero in coma e mi vedevo nel letto dell'ospedale, vicino a me c'era chi come me era in coma. Non cercate spiegazioni, perché le avrete quando diventerete parte dell'altro mondo. Giorgio. Allora, siccome mi hanno chiesto anche altri messaggini come rintracciarmi, che faccio conferenze e seminari su questi argomenti, se guardate nel sito www.cerquetti.org trovate tra l'altro descrizioni dei libri che ho scritto, uno proprio sul coma, che ho avuto un'esperienza nel 1992. Ho chiamato il libro Incontro con la Chiara Luce, il grande viaggio di andata e ritorno dall'aldilà, perché guarda, milioni di persone negli ultimi 30 anni sono state rianimate, cioè erano andati morti, insomma, io mi si era fermato il cuore, quindi, e hanno raccontato come minimo si sono visti fuori dal corpo, come minimo. Quindi è una cosa possibilissima, Jimmy. Paola, ci sei Paola? Sì, sì, sono, buonasera. Eccoci cara Paola, che ci racconti di bello? Ma io volevo, sentendo la trasmissione, io non ho mai avuto esperienza proprio di morti che mi apparivano. Sì. Ho di miei parenti, ma anche non parenti, che mi davano la sensazione che fosse successo qualcosa. Due esempi che mi sono rimasti impressi, ad esempio che io lavoravo a Rovereto, mm-hmm, e tutta la mattina sono rimasta nervosa, facevo cadere le cose, non riuscivo a concentrarmi a fare il mio lavoro, e non dandomi una spiegazione, perché non capivo il motivo. E poi il pomeriggio mia madre mi ha chiamato dicendomi che, io gli ho detto, ma cosa è successo a casa, chi si è fatto male? Sì. Allora, guarda che lo zio ha avuto un incidente, niente di grave, però è stato portato all'ospedale e l'ha avuto verso le 11. E io effettivamente da quel periodo lì ho cominciato a sentirmi che ero nervosa, come se avessi una sensazione così negativa della mia famiglia. Ho capito, quindi hai avvertito in qualche modo l'evento, giusto? E mi è successo anche con mio fratello, una notte stavo dormendo tranquillamente nel mio letto e io vivevo da sola, e alle 2 di notte mi sono svegliata all'improvviso, senza una natura apparente, senza. E cos'era successo, Paola?
che lui aveva avuto un incidente e la mattina alle 6 mio padre mi ha chiamato dicendo: mi guarda che tuo fratello è all'ospedale, neanche lui non ci ha fatto tanto di grave. Però io lo sapevo che c'era successo qualcosa a mio fratello. Ho capito. Ascolta Paola, adesso siccome abbiamo concluso il nostro tempo in questo momento e subito dopo la musica Giorgio Cecchetti farà un commento, quindi resti in ascolto con noi e vediamo come poi con le persone particolarmente a cui noi siamo legati nella vita, se avviene qualcosa a loro, questo entanglement, così viene chiamato dai fisici oggi, questo contatto diretto al di fuori dello spazio e del tempo, avviene in continuazione. Adesso avanti con la musica di RTL, ma tra pochissimo torniamo qui con Paola e tutti voi a Totem. RTL 102.5, mezzanotte, 21 minuti, 39 secondi, cari amici qui a Totem, tantissime telefonate, caro Giorgio. Cerquetti, tantissimi messaggini. Adesso io direi rispondiamo brevissimamente a Paola, la nostra amica. Sì, è molto semplice. Adesso tutti parlano, gli scienziati d'avanguardia, di 11 dimensioni, non più 3 o 4, 11 addirittura. L'antica filosofia indiana dice che c'è come un internet cosmico, diremo oggi, una rete, il quinto elemento di energia che collega tutte le menti. Per cui, come si dice, il telefonino è acceso o spento, quando due menti entrano in contatto affettivo rimangono accese, per cui si trasmettono una specie di telepatia subconscia a quello che avviene. Quindi c'è una sensibilità per cui si percepisce se una persona a noi cara sta male, sta morendo, sta facendo qualcosa. Quindi rimanete in ascolto della vostra sensibilità extrasensoriale e stiamo tutti meglio. Stiamo tutti meglio, cari amici. Anche Clara, ci sei Clara? Sì, salve, buonanotte. Buonanotte a te. Allora, che cosa vuoi raccontarci, Clara? Allora, io dicevo poco fa di tre sogni di una persona che non c'è più da 10 anni, che sarebbe mio nonno, sì. Il nonno materno che per me è stato molto più di un padre. Ho fatto tre sogni durante l'arco di 10 anni, che non sono pochi. Il primo in cui era come se fosse stato in un lungo viaggio e mi ha detto che non mi avrebbe lasciato mai più. Il secondo è stato invece che mi diceva che qualunque scelta io avesse fatto nella mia vita lui sarebbe stato sempre d'accordo con me e avesse sempre sperato il meglio per me. E l'ultimo è stato invece 2 giorni prima della scomparsa di sua moglie, nonché mia nonna, che è venuta a mancare neanche 3 mesi fa. E, praticamente avevano aperto la bara in cui si trovava per metterla in un'altra più piccola. Lui era in dimensioni 3D, si alza come se si sedesse, mi guarda e mi ha detto non mi ricordo che cosa nella maniera più assoluta, forse perché sono arrivato comunque alla conclusione che con le sue parole io non dovevo ricordarle, perché appunto dopo 2 giorni è venuta a mancare sua moglie, nonché mia nonna. Forse ti ha detto questo. Allora brevemente, con le persone che amiamo c'è un rapporto eterno, Giorgio. Guarda, se tu leggi l'ultimo messaggino 1996, poi che lo leggo io, c'è scritto 1996, ero al capezzale di mia madre in ospedale, sono stato lì finché è mancata, tornato in lacrime a casa, squilla il telefono 2 volte e io la sento dire: Luca, sto bene, tutto a posto, e io non ho più pianto. Cioè, addirittura il telefono qui non è più neanche, non è anche, capisci, una visione, no? Qui suona il telefono. Ti ricordi anni fa che quando avevamo parlato dei telefonini ce ne hanno fatto una caterva di telefonate di gente che ha sentito al telefonino defunti che gli davano messaggi. Siamo tutti collegati. Siamo tutti in rete, cari amici. Allora andiamo avanti con la musica di RTL. Tra pochissimo torniamo di nuovo tutti insieme qui a Totem. RTL 102.5, mezzanotte, 30 minuti, 50 secondi qui a Totem. Stiamo ricevendo questa sera veramente valanghe di telefonate con racconti tutti davvero straordinari, telefonate, messaggi, sms. Però ce n'è uno per te che te lo leggo io. Però questo lo voglio tirare fuori dal cilindro per dimostrare. Te lo leggo io. Dai, chiediamo spazio a tutti. Ciao caro Medai. Come mai non fai mai sentire le voci che sono contrarie? Anzi, secondo te tutti abbiamo visioni e che è normale, e allora sono solo io che non conosco nessuno
che ha mai visto niente, ciao Sergio. E mo devi rispondergli tu. Ho letto io stavolta. Io ti rispondo, tu. Caro Sergio, certo. Dicendo che, come vedi, proprio fra tutte le telefonate, fra tutti i messaggini, ho voluto proprio tirare fuori la tua, perché è giusto, se c'è una persona che non ha mai avuto nessun tipo di fenomeno di questo tipo. Ma tutti il giorno prima non avevano visto, cioè il giorno prima, poi c'è anche il giorno dopo. Noi facciamo comunque parlare quelli del giorno voglio dopo. Voglio dirti, Sergio, non importa, io mi auguro che anche a te faccia irruzione nella vita questo contatto con tutte le dimensioni che ci stanno accanto. Non pensare che la realtà, il mondo, l'universo sia solo quello che vedo nei tuoi occhi, perché anche le onde radio non le vedi, anche quello che succede dentro una molecola tu non lo vedi, eppure c'è ed esiste. Soltanto qualche anno fa, una manciata, pochi decenni fa, tutti pensavano che neppure esistessero queste cose. Pensa quanto abbiamo ancora da prima scoprire. Prima di Marconi non c'erano, cioè c'erano ma non le conoscevano. Silvana, ci sei Silvana? Sì, certo che eccoci, ci sono. Eccoci, cara Silvana, vai pure, dici tutto. Va bene, beh, io qualche anno fa ho avuto una broncopolmonite bilaterale virale e sono finita in ospedale per un bel po' di tempo. E una notte, me l'hanno detto poi il giorno dopo, però io la notte mi sono sentita malissimo, io mi sono vista, io ero in un angolo in alto sul soffitto e vedevo i medici e gli infermieri che continuavano a rianimarmi, e mi sollevavano le braccia e le braccia cadevano, ma io stavo bene, io non volevo rientrare nel mio corpo, perché è una sensazione indescrivibile, è di pace, di tranquillità, di felicità anche, ma è una cosa che se uno non l'ha provata, l'essere andare fuori del proprio corpo, non riesce a capirlo. Cara Silvana, la tua è una bellissima testimonianza, Giorgio Cecchetti in 30 secondi la commenterà, perché è una cosa straordinaria che poi è anche presente nei racconti di centinaia di migliaia di altre persone. Guarda, siccome anch'io ho detto prima, ho scritto anche questo libro, Incontro con la Chiara Luce, ma guarda, per dirla in due parole, è come quando uno è in vacanza e non vuole tornare a casa, no? Cioè, no? Se tu vedi le facce delle persone l'ultimo giorno di vacanze, sanno che devono tornare, ma non hanno mica tanta voglia di tornare. Forse uscire fuori dal corpo, forse lo è una grande vacanza, è un grande viaggio, però sappi che nel corpo e fuori dal corpo il viaggio continua, perché siamo eterni. Ciao Silvana, grazie della tua telefonata, è stata molto importante, perché mi ha trasmesso un vissuto forte, potente. Pensa, lei si trovava in un mondo sospesa ed era felice. Leggera. 02 25 15 15 per la telefonata, sms 349 349 1025. RDL 102.5, mezzanotte 37 minuti, 33 secondi, qui a Totem abbiamo tantissimi messaggini telefonate. Leggo questo di Aurelia che dice: ciao Giorgio, bentornato Cerqueti, dei divini visibili, noi siamo visibili, che illuminate le nostre domeniche sera, cerchiamo un modo nuovo di pensare, abbandoniamo pregiudizi, abitudini che ci hanno condizionato la vita, usiamo il potere della nostra mente, perché in questo universo sincronizzato nulla accade per caso, credere per vedere. Abbracci da Aurelia, e bella la rivista numero 7 di Totem. Che dice angeli, c'è scritto angeli, leggo, angeli, santi ed esseri di luce, ancora in edicola per qualche giorno. Giuseppe, ci sei Giuseppe? Sì, ci sono, eccoci. Buonasera. Vai Giuseppe, buonasera. Siamo qua, vai. Allora, a me è successa una cosa quando ero piccolo, in quanto ho perso mia madre quando avevo 10 anni. Mm-hmm. E niente, veramente la notte quando mi scoprivo, io vedevo una sagoma, qualcosa che da dietro, diciamo, mi copriva. Quindi stavo da solo, cioè c'era mio padre che dormiva in un'altra stanza e anche mia nonna, però mia nonna non si alzava di notte, mio padre neanche, stavano male loro. E niente, io alla fine vedevo questa cosa, alla fine era, diciamo, ho intravisto come se fosse suo spirito che era mia madre. E come, cosa vedevi in realtà, Giuseppe? Cosa ti sembrava di vedere? Mi sembrava di vedere qualcosa, tipo, come se vedevo qualcosa, tipo un'ombra che passava nella stanza, passava. E tu sentivi che era un'ombra amica, una persona che ti amava? Una persona che mi amava, che mi voleva bene, però io nel mio inconscio, anche essendo piccolo, sapevo, cioè, forse o sognavo, oppure anche quando stavo sveglio, sapevo comunque, secondo me, era mia madre, che mi veniva... Bello, bello, all'inizio bello. All'inizio ho avuto il terrore, ho avuto, perché è normale, come tutti i bambini hanno il terrore, hanno... Poi dopo... E ormai io aspettavo, come se aspettassi quando lei arrivava,
e la cioè arrivava durante la notte per starti vicino. Giuseppe, la tua testimonianza è molto bella, perché l'amore di una madre che tu hai perso purtroppo così presto, che però passa al di là della vita e ti viene a trovare come un soffio di presenza che ti viene vicino. Giorgio, è stupendo. Sì, l'unica cosa da non dire è che ha perso la presenza fisica, però lei non ha perso di vista lui. Certo. E la tiene compagnia, cioè la madre tiene compagnia al figlio su un altro piano. E c'è anche una parola, si chiama percezione extrasensoriale. Cioè noi possiamo percepire con i sensi, e allora la chiamiamo sensazione. Quando abbiamo un qualcosa di simile alla sensazione, si chiama percezione extrasensoriale. Quindi io ti posso solo dire che tua madre non ti ha abbandonato e ti avvicina come può, e vuole farti capire che l'amore, amore, vuol dire che non muore, dal latino amors. Proprio la parola amore significa ciò che non muore. Grazie Giuseppe, adesso avanti con la musica di RTL, tra poco di nuovo tutti qui con Giorgio Cerqueti, voi, le vostre telefonate intorno al grande totem che illumina anche questa notte. RTL 102.5, mezzanotte, 44 minuti, 54 secondi, cari amici a Totem, questa sera stiamo parlando di fenomeni paranormali che sono normali. Giorgio, volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che qui c'è la tua specialità, adesso poi scopri qual è. Siccome quello ha detto, quell'altro ha detto, Giorgio Bedai, non fai parlare di scettici, senti questo, io sono molto scettico, ma, è un messaggino, ma devo dire che negli ultimi anni sono emerse le cosiddette teorie delle stringhe multidimensionali, un'infinita rete a 9 dimensioni invisibili, ma onnipresente nell'universo. Questo è matematicamente teorizzabile. Spiegherebbe il 96% di universo mancante. E poi è bravo lo scettico che dice fa venire la pelle d'oca. Perché dico la tua specialità? Perché molti in giro per l'Italia dicono sono d'accordo come Dali, il 96% è invisibile, quindi tocca a te qua. No, ma io lo dico semplicemente, ma non sono io che lo dico, lo dicono i fisici. Sei l'unico che lo dice continuamente, lo ripeto, a una radio in tutta Italia. Ecco, allora lo voglio ripetere, no. Perché siccome lo dicono i fisici, adesso io ripeto quello che dicono loro, c'è questa materia oscura non illuminata e non percepibile nei nostri cinque sensi. Come tantissime altre cose, noi siamo circondati di onde, di cose che non percepiamo. Ora, i fisici dicono solo il 4% del creato, di quello che noi possiamo sapere, sono tre dimensioni percepibili. Ma ce ne sono delle altre. Ma ce ne sono molte altre. La teoria delle stringhe parla di 9 dimensioni, forse potrebbero essere infinite di più anche. Esatto. Ecco, questo è possibile, questo è quello che è lo scenario possibile in cui noi ci muoviamo. È terrificante pensare che qualcuno pensi che esista soltanto quel 4% che con i suoi occhietti vede intorno a sé e dica questa è la realtà, non c'è nient'altro. Ecco. Sbaglia tutto, perché soltanto la gamma dei colori, dei suoni eccetera è infinita. Pensa a te quante cose non vedi, non senti, caro amico, che ci non sono. Questo che ha scritto, perché bravo, a lui bravo, gli viene la pelle d'oca. Adesso sentiamo Cristina, ci sei? Sì, vai. A voi tutti, siete informidabili, senza Totten non potremmo vivere la domenica. Grazie, vorrei dare, se mi è concesso, un bacio a Giorgio. Grazie cara. Vai. Io volevo dire una cosa. Un bel po' di anni fa è successo che mio figlio, ho scoperto che si drogava, era la prima volta, ma nel frattempo in cui è capitato questa cosa, io ero in cucina che preparavo la cena e mi sentivo le gambe che mi attiravano verso la camera di mio figlio, e io continuavo a dire, ma perché devo andare, devo preparare la cena? Mentre andavo in camera di mio figlio, mi si è apparsa davanti la Madonna che mi tirava le gambe, come dire vai a vedere. E cosa è successo quando sei entrato in camera? Ho scoperto la brutta cosa, che adesso siamo felici e contenti perché è un bravo ragazzo, sta benissimo, però ho scoperto che purtroppo era lì che si drogava. E oltre quello, nella camera c'era una grande libreria e io non lo so che sensazione ho avuto, mi sembrava proprio che tutti mi attirassero verso questi libri dove c'era nascosta questa droga. Sono andata su 100 libri che c'erano, ho posato proprio la mano sopra e l'hai trovata. E l'ho trovata. E io, Cristina, devo dire,
ti interrompo, il tuo racconto è stato meraviglioso e non merita nessun commento perché parla già da solo. Qualcosa ti ha portato, ti ha guidato, l'amore soprattutto, io penso che sia la forza maggiore che ti ha portato a fare questo. Tra poco lo commenteremo anche con Giorgio Cerqueti, adesso avanti con la musica di RTL. RTL 102.5, mezzanotte, 56 minuti, 34 secondi, caro Giorgio, stiamo andando verso la fatidica ora una, dove ovviamente è già lunedì, ma abbiamo attraversato questa splendida notte, anche la voce di Patti Pravo ci ha accompagnato, che fa meditazione, vero? Sì, io la conosco, fa meditazione dagli anni 70. Pensa. Venne un maestro spirituale a casa mia per 2 mesi, mi ricordo, era 76, e diede l'iniziazione al Kriya Yoga sia a Patti Pravo che a Bobby Solo. Sentiamo velocemente anche la voce di Massimo, ci sei Massimo? Buonasera a tutti. Vai Massimo, eccoci qua. Allora, velocissimo perché avete giusto 2 minuti per cominciare. Vai. Vi spiego velocissimo. Io alcuni anni fa ho avuto un incidente in moto. Sì. Mia madre era venuta a mancare da alcuni anni. Sì. Mio padre aveva 85 anni ed era in vita ancora. Sì. E mentre mi portavano all'ospedale, non era un incidente gravissimo, però comunque avevo parecchi danni, diciamo, alcune fratture e cose varie. Vabbè, mentre avevo l'ospedale ho pensato, non chiamo nessuno a casa, onde evitare di creare problemi, di far impaurire mio padre. Sì, anziano, certo. Mio padre il mio numero di telefonino non ce l'aveva e non usava il telefono di casa. Io mentre andavo in macchina che mi accompagnava la persona che ha avuto l'incidente con me, mi è squillato il telefono di casa sul telefonino. Al che mi sono impaurito, ho detto c'è qualcosa mio padre. Ho chiamato mia sorella che abitava al piano di sotto, in una palazzina di piani. Ho detto cosa è successo papà? Dice papà sta dormendo. Io non ho capito per quale motivo. Io il mio pensiero che è stata mia madre che mi aveva detto chiama a casa perché tu hai avuto un problema. E una cosa fisica proprio, nel senso che comunque sul telefonino mi è rimasta la chiamata di casa. La chiamata di casa. Giorgio, chi è che chiamava? Allora guarda, questa storia dei telefonini bisogna che ne parliamo un'altra volta attorno, perché succede a un sacco di gente e il telefonino non mente perché registra la chiamata. Quindi chi ha chiamato è qualcuno che vuole dargli un messaggio. Non è certo il padre che dormiva, o il padre a livello di sonno profondo vuole mettersi conto con lui, oppure ha azzeccato lui. La madre gli manda quel segnale e usa un'energia che per lei è facile attivare, che è quella dei telefoni, perché oggi i telefoni sono onde invisibili, elettromagnetiche, certo, invisibili, esatto. Quindi attivabili, e sono onde in cui può inserirsi anche un'energia non percepibile dai nostri occhi e dai nostri sensi. Questo è. E non è il primo neanche l'ultimo che a 4/8 mi racconta questo. Ce ne abbiamo, sei avuti in buona compagnia, carissimo. Bene, siamo tutti in buona compagnia, cari amici, siamo tutti collegati, come dice Giorgio, a una grande rete che ci tiene uniti, ed è la rete dell'uno, siamo tutti parte dell'uno. Giorgio, pensierino. Guarda, conclusivo. Il pensierino conclusivo è, non bisogna crederci, bisogna fare l'esperienza, e chi non l'ha fatta deve ascoltare senza crederci chi l'ha fatta con molta umiltà e aprire la mente alla possibilità di fare l'esperienza. Per me l'esperienza più bella è stata questa di stare 2 ore con migliaia di spiriti liberi. Il mio sito è www.cerqueti.org, io rispondo a tutti. E siamo qua, cari amici, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo vissuto 2 ore straordinarie, tutti in rete, qui a Totem, tutti insieme, tutti collegati, tutti nella forza, nella potenza dell'uno. Adesso io voglio salutare il grande Stefano Mungi che ci ha gestiti dalla console, David per la parte video, Maura per la parte audio, nel senso delle vostre telefonate, tutti voi, cari amici, che avete partecipato qui a Totem, l'appuntamento con